Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Darkest Dungeon The Crimson Court. In questo episodio andremo a affrontare per appunto il Darkest Dungeon nella sua prima quest, ovvero Noi siamo la fiamma. L'obiettivo è uccidere un orrore tremolante. Io ho deciso di affrontare il Darkest Dungeon con questo party, però c'è una cosa che devo fare prima di entrare, ovvero ricordarvi che nel Darkest Dungeon se si scappa un eroe, se si scappa dal dungeon, non dalla battaglia, un eroe tra loro verrà sacrificato, morto, stecchito. Per, in realtà l'idea è che lui rimanga lì per tenere impegnati i nemici mentre noi scappiamo. Allora, vabbè, infatti, se la missione del Darkest Dungeon viene abbandonata, alcuni eroi potrebbero non salvarsi. Vogliamo provarci? Confermiamo. Allora, non mi pare sia lunga questa come quest. No, infatti me la segna media, però strano. Questi sono inutili, la torcia me la porto per sicurezza anche se non mi vado se serve. Questo me le porto. E mi porto anche questo. Non mi sembra che nulla metta orrore. Ah, giusto, un po' di sangue perché il nostro maestro dei cani, addestratore dei cani, è purtroppo affetto dalla missione frenesi. Andiamo. Once again, the stars are right. And the manor sits at the very epicenter of cosmic unrest. Cultists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. Allora, eccoci qua nel Darkest Dungeon. C'è una prassi simile a quella della Corte Cremesi, ovvero vediamo tanto parte della mappa. The blood of the fallen flows parte. Ever downward along Stai già in brama. Titan spires. The creature fattens itself on your failures. Giusto così per toglierci lo schizzo. Se non mi ricordo male, la prima missione di questa quest basta andare sempre a destra. Quando troviamo un bivio, in realtà i bivi si ricongiungono poco dopo, quindi non è un problema. E diamo un'occhiatina ai nemici della corte. Sì, della corte, buonanotte. Cultista estasiatico. Allora, 21 di velocità. Questo qui mi pare che molte quante cose difensive, in realtà non sono veramente offensivi come nemici, però 7 danni. Giusto, dovrei cambiare sta cosa a loro. Allora, facciamo che metto un buff a Arbeus. Tu magari se sei fortunato mi togli delle scale direttamente queste. Ancora no. Oh sì, altro che me lo toglie come 8-18. Ho un po' di fortuna, one shot. Sì, addirittura qui. Rimossi prima di poter vedere anche soltanto quello che dovevano fare. Vabbè, però io vorrei fare un piccolo cambiamento, ovvero messi così perché poi lui può fare l'avanzamento e stare comunque in una posizione abbastanza arretrata. Eccellente. Ecco, questi me li ricordo. Prete cultista, fanno una marea di danno, però fortunatamente sono relativamente fragili. Ma hanno una resistenza al sanguinamento estrema, cosa che non avevo minimamente prevista. Allora, facciamo così. Andiamoci di cattiveria. Lo stordimento come... In effetti potevo stordirlo. No, sta in prima posizione, non avrei mai potuto stordirlo. 80%, 165, credo di stordirlo, infatti. Tu per l'avanzamento del duellante, cerco di andarci abbastanza safe su queste cose. Qui tocca di notte, che puoi tranquillamente rimuovere il pericolo. In realtà mi ci trovo abbastanza bene con questa cosa, ho due personaggi che possono stordire. Vediamo un po'. Seguace è sceso e di nuovo un cultista estasiatico. Io mi ricordo sempre, come ho detto prima, che questi sono un po' problematici perché possono mettere protezione, possono far quello, possono far quell'altro. Sono a rottura delle scatole, in poche parole. Quindi me lo scordisco subito. Anche se non credo, ecco, io non credo che sarà un problema a lungo. Infatti credo muoia prima del prossimo turno. Perfetto. Ora, voi due stordiamo di te. Tu un critico.
Vabbè, l'altro si attaccherà. Gently. This is how a life is taken. Il nome del nuovo dio. Allora, bleed e ci mette 14 di danno. Cioè ci ha fatto 14 di danno. Allora, non me la prendo troppo sul personaggio, semplicemente perché lui può curarsi. Si è tra l'altro curato quasi tutto quello che avremmo potuto fargli. 15 danni. Tu magari me lo finisci gentilmente. Grazie. Perfetto. E rimane tanto lui. In nome del nuovo dio. 4 danni. Niente di che. E sanguinamento. Ora, per non saperne leggere e scrivere, io preferisco togliere il bleed a lui. Così siamo tolti. Problema. Già che ci sei, ricollati anche la vita. 13. Tanto guadagna più vita del normale perché ha un trinket che aumenta le cure. 6 danni e si becca il bleed. Perfetto. Vabbè, dai, sicuriamo. Forse era meglio che potenziavo lui e poi lui magari faceva un attacco super mega figo, però si sa male. E questa volta respingiamo il bleed. Ora, ammesso e non concesso che voglio rimuovere questo, purtroppo sopravvive con 2 di vita. Non mi aspettavo un critico, ma va bene. Sentimi tanti, va bene. Ora qui un bivio. E poco importa dove andiamo, poi mi pare che qua già si ricongiunge, quindi ciccia. E vamos. Sono forse un po' preoccupato perché non sono sicuro che il party sia buono, ma vedremo dopo, dai. Vedremo dopo. 10 danni e bleed, perfetto. 14 danni e forse bleed. Ma la cosa più importante credo sia mettere un po' di blight. Perfetto. Purtroppo queste due sopravviveranno di poco, ma sopravviveranno, e questo è un grave errore di valutazione da parte mia, però l'ho fatto. 12. Perfetto, lei muore almeno. Una delle due. E l'altra sopravvive, la ciccia. Però il prossimo turno muore. Questo significa che per ora... Aspetta, il fatto no... Esatto. Significa che per ora devo occuparmi unicamente di due compagni. Allora, tocca a loro. Allora, lei muore, abbiamo detto. Spero anche tu, questa. Allora, avanzamento al duellante. Anche lui è virtualmente morto. Io mi occupo tra l'altro di farti male con questo, che ti cura anche. La posso usare soltanto quando sono sotto il 50% della vita, però. Il nome è nuovo dio. 5 danni. Allora, io ne approfitto per... Non posso, deve stare in fondo a questa cosa. Seccatura. Seccatura. Ecco. Ho fatto completamente male i conti. E lei è andata. Ma tu sei maledizione, lo sai che ti curi. Sta cosa un pochettino mi dà fastidio, ma vabbè, non è sto grandissimo dramma. Bel critico. Il problema è questo. Tu autocurati, ma... Soprattutto con sto bel critico. E quello se ne va via da solo e via. Il problema è risolto. Per ora. Visto che sono parecchi danni, io mi curo il bleed e entro qua dentro. Niente. Io non mi ricordo quanto è lungo il dungeon. Mi pare che non fosse tutto sto granché, però... sì, però... Eccoli. Mettiamoli in ordine giusto, questi personaggi. Ah, gli è passata la brama di sangue e gli è venuta fame. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. E ancora niente. Mi pare fosse ci fosse un altro anello come questo e poi il boss. Oh, questi sono problematici.
Questi si sono problematici. Allora, cerchiamo di rimuoverli il più velocemente possibile. 7 danni. Sono resistenti però, eh. Ma ecco, almeno farti sto dire, dai. 10 danni. Il debuff è alla resistenza al sanguinamento. 13 danni ancora, quello presumibilmente se ne andrà di invettiva. Aia, questo qua è un attacco che fa parecchio male. Adesso, a me se non concesso che preferisco rimuovere il rischio. Poi, tu autocurati, quel minimo che fai. Squarcio mortale, 7 e 7. Vabbè, tu mi porti sotto metà vita, questo significa che posso usare la super skill che fa molto male. Beh, e mi cura. E sono sorpreso del fatto che non gli ho minimamente fatto niente, ma questa è una resistenza al bleed molto alta, l'abbiamo curato. È un po' una seccatura, ma è così. Invettiva, e ti becchi in contattato però. Già. Devo rompere scatole fino a un certo punto. Ok. E è andata. Poi. Ok. Avrei preferito che non morisse, preferivo averci un turno per fare le cose, ma no. Curiamo anche sto bleed. E andiamo avanti. Credo che forse è il caso di riposarci da qualche parte. Magari già qui. O nella prossima. E dobbiamo rinvertirli. Go go, nemici immagino, no? Infatti. E iniziamo subito. Magari sto giro iniziamo da qualcuno che possiamo debilitare veramente col bleed. Ok. Ok, siamo già a 12 danni. Liberazione del fatto, che è che è stress infatti. E mi marchia. L'essere stati marchiati però in realtà ci potrebbe andare un po' a favore. Non tantissimo. 7. Ok, lei muore quindi. 8 danni. Lei se n'è andata, perfetto. E rimane lui. Che colpisce fortunatamente l'unico che può incassare tranquillamente. Allora, questa non la posso colpire, ma che sì. 15 danni e un bleed di prima categoria. Spinta del fato, mi spingi indietro, ci va. Non rimango immobile. Allora, capiamoci 2 secondi. Lei non dico che muore. 17, 9, sopravvive purtroppo con 8 di vita. Non sopravvive. Poi, tu attacca lui, 14 danni, e tu con un po' di fortuna me lo stordisci lui. Perfetto. Lei purtroppo rimane in piedi, e al prossimo turno ci romperà ancora le scatole. Ora, lei non ci romperà più le scatole. Poi, cura lui e la speranza di riuscire a fare qualcosa. Questo la speranza che non andata bene. Ok, intanto può averci tanto una cosa, può essere tanto deliziato. I flagellatori possono avere tanto quello come status. Ora altri 14 danni.
sto sotto il range in cui sono indeciso. Posso curare anche un'altra persona, però quindi curo quello che sta messo un peggio. Ok, curiamo in due. Perfetto. Direi di chiuderla sta situazione. Che dite? Perfetto. Ah, lui può autocurarsi. Diciamo che con due cure si è curato 26. Il problema è lui. Vediamo un po' come. Vabbè, in realtà posso fargli recuperare un pochettino di vita così. Però poi basta, non. Le opzioni sono finite. E ci siamo portati decisamente troppo poche torce. Ho sottovalutato questa cosa. Sto bivio mi è nuovo in realtà, Mi è veramente nuovo. Mi ricordavo fosse tutto di qua. Ok, scusate ragazzi, ho avuto un altro accesso di tosse. Capita purtroppo. Fame si mangiate. Allora, se io mi ricordo bene, noi dovremmo arrivare tipo qua sotto, e questa è l'ultima stanza utile prima del boss. Ok. E infatti ci becchiamo dei nemici. Allora, crescita maligna mi pare possa fare cose infami. Però qua un po' tutto può fare cose infami, quindi è una resistenza molto alta del sanguinamento. Quindi inutile attaccarlo con te. Allora diciamo che un po' te. E un po' di bleed gli abbiamo messo. Poi tordisco te. In realtà è una cosa stupida, perché era meglio stordire lui, e siamo sicuri che fa tanto danno. Liberazione del fato. Poco danno ma tanto stress. Ok, allora cerchiamo di sistemare l'errore fatto prima. Intanto ci curiamo. Anche se probabilmente era meglio stordire lui. Ok, 2, 4, 9 danni. E abbiamo anche attivo. Tu non fai nulla, tu attacchi purtroppo l'unico che non devi attaccare. Ok, dilagna la carne. Ecco, questo fa tanto male. Quanto stiamo a 10? No, non fa ste cose. Perché ti fa ste cose? Non puoi neanche più curare. Mi ha deciso arbitrariamente quello che devo fare. Si è marchiato da solo. Carne alla carne. Sì, cura questo. L'ho detto che faceva cose di supporto, no? Allora. 8 danni. Lei muore da sola. Tu per favore toglimi. No, era proprio chiedere troppo. Allora. Tortiamo questo. Ok, questo purtroppo sopravvive più o meno illeso, e no, stordito. Anzi, che ha fatto qualcosa che non equivale alla morte. Perfetto, allora cura lui e stiamo un pochettino più tranquilli, non troppo ma un pochettino sì. 2, 4, 3. Sì, lo so, è mezzo spreco, però preferivo togliermelo, il problema. La è andata. E rimangono i due più pericolosi. Quaccio mortale, 6-5. Ok. Dove viene calmata intanto voi signori. 16 danni. Confusione della mente, lo stordisce. Non mi sta piacendo per niente. È il più prioritario da eliminare, era lui alla fine. La fine della fiera. 13. Perché? Perché sta cosa? Vabbè, la sfrutto. Sfrutto il danno fatto per curare lui. Ole. Allora, per favore, tu. Ti pareva. Poteva eliminarmelo e non me l'ha eliminato. 6-4.
E anche l'altro probabilmente. Concentrazione. Grande. Moment of clarity in the eye of the storm. Dilaniare la carne. 13 danni. E ti pareva che qualcuno poi te lo beccava. Dilaniare la carne fatto con te. Allora. Lui ce lo siamo all'osso. E ne vuoi meno. È un rischio almeno. Potenza di lui. E purtroppo quasi becca. Ah, soltanto 4 danni, pensavo peggio. Vai avanti. E lui sta in posizione adesso per poter curare. Aia! Perso mortale. Sì, voglio sapere quanto gli dà stato qui. Bisogna sapere a che dire. Ah, c'è una cosa. Tanto tu attacca. 4. Ah, prenditi il suo feed. Ok. Poi in qualche modo qua la situazione la gestiamo. No, la gestiamo col cavolo, avete visto che finale. Volevo far passare un turno, ma poi ho corso troppi rischi. Ok, se mi ricordo bene il boss è qui. Quindi. Noi ci mettiamo qua. E ci accampiamo. Vabbè, lo faccio fare qualcun altro. A moment of respite. A chance to steal oneself. Riprendete un po'. Ora al 15%. Esplorazione. Perfetto. Ah, tu puoi abbassare il tuo stress. Ehi, mi va molto bene se un pochettino di tana regolata. Poi possiamo curare ancora ferite. Allora, se stesso. Più schivata, più velocità, più danno corpo a corpo. Va bene. Quanto ci è rimasto? 2. Con 2 possiamo. Ah, tu gli manca 5 e a te manca 5. Con 2 puoi curare. Quanto c'è lui? 4, sbeccherebbe 8 danni. Strada facendo. Che non è sto gran problema, quindi diciamo che curiamo lui. Ok. Fatto questo. Meno male, avevo paura come al solito dell'acqua di mattone. Tanto io non so perché mi potevo più toglierlo così. Meno male che non ho sprecato il. Come tanto stiamo messi? Abbiamo finito il cibo. Ah, io mi ricordo anche che c'è un'altra. Degli altri nemici prima di arrivare al boss. Se mi ricordo bene. Strada fare. No? Sì. Ok. No, la certezza non ce la potevo avere, però. Mi sembrava di ricordare che fosse così. Allora, togliamoci 2 secondi, eh. Questo è stato un errore perché devo stordire sempre l'altro che fa più danni, però ormai l'ho fatto. 13. E lei è andata. Ah no, momento, posso stordirlo così. No problem. Se mi dice bene riesco a finire lo sconto senza prendere troppi danni. Che è più o meno il mio obiettivo principale. I danni. Uh-huh. 33 danni. Beh, no, ma dai! Hai visto quanto gli è rimasto? È rimosso. Rivelazione del fato, ovviamente stress, capienti, e che gusto c'è. Vediamo anche marchiati. Che messo un buff a lui, ok. Allora, facciamo che curi te stesso, tanto ormai sto turno, sfruttiamo questi turni per fare quello che possiamo. 11.
No, sta cosa non mi va bene. Non è che puoi metterti a ferire gli alleati perché ti gira male. Ok. Tu ti sposti dietro e noi andiamo a affrontare il boss. Se mi ricordo bene. Ah, se mi ricordo bene, tra l'altro, quindi dobbiamo fare 1, 2, 3. Sì. E varchiamo la soglia. Tanto il boss vi sembrerà un po' familiare, probabilmente. Eccolo qua. Orrore tremolante, che è una versione potenziata dello Shambler. Ah, occupa 3 spazi, mi ricordavo ne occupasse di meno. Allora, Blight su entrambi. Se, tra l'altro ha 160 di vita, che può sembrare poco. Forse in effetti lo è. Però può essere una rogna uguale. Quindi, soprattutto che non riesco a mettergli un po' più di status. Adesso ho già 12 danni che prendo. Poi altri 8 danni. Lacera 9 e 7. Squarcio mortale. Ok. Tanto io qui ho fatto un errore perché devo cambiare una skill a lui, però non l'ho fatto. Ondulazioni. Ah, lui come lo Shambler, per appunto, si diverte molto a spostare la nostra formazione. Ok. Frontman. Tu di nuovo. 15 danni. Abbiamo tolto metà vita. Il problema è che comunque non stiamo messi benissimo. Io vorrei stordirlo, almeno togliergli un'azione. Si becca 14 danni. E ok. Invettiva. E sono 12 danni e vabbè. Ah, se noi uccidessimo lui, lui si limiterebbe a evocarlo alla sua prossima azione, per quello sto evitando per ora. 9 danni. Non stiamo messi benissimo. Allora, prendiamo questo. Gli facciamo mangiare il suo bel osso. E lo faccio autocurare, perché vabbè tutto, ma rischiarmi la morte di un personaggio così per incuria non mi vale il caso. 14. E abbiamo di nuovo il bleed sopra. Ok, squarcio mortale, 6-8, va bene. Sto anche nella zona quella buona in cui... Guardiamolo. In cui praticamente... Come si dice? Posso utilizzare la skill per curare un altro. Non mi viene la parola in italiano corretto. 9 danni. Ti becchi in alto. Fatti la risposta. Ok, sta a 9 e ha 6 cose di bleed sopra. Che mi sembra abbastanza per dire che con questo attacco l'abbiamo rimosso. Il boss è morto. Rimane il suo minion che sfortunatamente... Datemi un attimo. Ah, preferisco curare te. Perfetto. Poi dopo un po' di fortuna magari riesco a stordirlo? No, lo spingo e basta. Anzi, lo uccido, sì, lo uccido e come? No problem. Abbiamo ottenuto la candela dell'antenato, perché come lo Shambler anche questo boss droppa sempre un trinket dell'antenato, e una razza di Yuta. Quindi, la quest è finita. Direi che è andata abbastanza bene, forse era meglio portare un curatore dedicato, quello sì, ma torniamo al borgo. Allora, abbiamo ottenuto 15k di gold, 18 stemmi, 3 talismani della fiamma che serviranno per le missioni successive, e un anello dell'eroe, a parte altri soldi, e niente, ovviamente avete tutti quanti il massimo dell'exp. Affidabile. Più 3 critico, no, non mi interessa. Occhio di falco può essere interessante, vedremo più avanti. Torniamo al villaggio. Allora, intanto ci siamo tolti. Ok, ovviamente sconfiggendo il Darkest Dungeon, tutti gli eroi si riprendono un pochettino, perché sono tutti contenti che almeno qualcosa nel Darkest Dungeon si sia riuscito a farlo. Ora, la prossima quest sarebbe... attiva 3 corone di ferro, ovvero illuminare la strada, ma non so sicuro se faremo prima questa o prima la ciurma annegata.
devo decidere. Comunque sia, per questo video è tutto ragazzi, spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento, vi piace, un dislike, sempre che dite, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!